Buon pomeriggio. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Ale, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Puntuali. Anzitutto. Eccoci qua. Non so quale tasto sia stato quello che ha generato il risultato, quindi adesso li dovrò riprovare tutti, uno dopo l'altro. Bene, in questa cassetta degli attrezzi torniamo a riprendere un tema che già avevamo affrontato l'anno scorso, quello del content marketing, e come l'anno scorso lo facciamo proponendovi una attività in cui faremo lavorare voi. Perché facciamo una vera cassetta degli attrezzi, esatto. È proprio una cosa in cui si fa e non solo si ascolta. Learning by doing, esatto. Assolutamente. E presentazione veloce, io sono Miriam Bertoli, sono consulente e docente di marketing digitale, in particolare marketing digitale che funziona e quello basato sui contenuti, perché insomma da tempo immemore se vogliamo che le persone in digitale ma non solo ci diano attenzione vuol dire che dobbiamo portare qualcosa di utile, spessissimo questa cosa qua è un buon contenuto. Io sono Alessandra Farabegoli, mi occupo di digitale dalla fine degli anni 90, negli ultimi anni soprattutto mi sono dedicata all'email marketing e anch'io come Miriam Bertoli sono una speaker di lungo corso a BTO e mi avrete sentita più volte, chi è venuto ad altre edizioni, parlare di email marketing per il turismo. Ale, allora partiamo appunto oggi da una premessa che è dove ci siamo lasciati per chi c'era un anno fa, cioè contenuti ne abbiamo sempre di più. Tutti navighiamo e sappiamo che online è difficile mantenere, catturare e mantenere l'attenzione delle persone, però quando è che funziona? Quando è che riusciamo davvero a essere utili e a far sì che le persone vengano sul nostro sito, sul sito della nostra struttura, eccetera, eccetera? Quando riusciamo a dargli qualcosa che risponde a un bisogno e è allineato naturalmente con i nostri obiettivi di business. Quindi ogni strategia di content marketing efficace parte dall'avere chiari gli obiettivi ed avere bene in mente chi abbiamo dall'altra parte. In questo modo riusciamo a dargli effettivamente un'esperienza che sia gratificante, che sia memorabile. E quindi fare content marketing significa progettare, realizzare e distribuire nel modo giusto dei contenuti che soddisfano sia gli obiettivi di business che abbiamo noi come aziende, sia i bisogni delle persone. Non è semplicemente un produrre qualcosa che gratifica il nostro narcisismo, il nostro ego. Spesso si vedono dei contenuti che sono fatti più per dire quanto siamo bravi, quanto siamo belli, lavoriamo da tanto tempo, lo faceva anche la nonna, ci vengono in tanti a visitare. No, non è questo che dobbiamo avere in mente, dobbiamo avere in mente dove vogliamo andare, ma soprattutto dobbiamo avere in mente dove vogliono andare le persone con cui vogliamo avere a che fare. Ok, e quindi tutto questo in che cosa si concretizza? Nel mettere le persone al centro. Cosa bellissima, io vorrei vedere, se vi chiedo chi è che non pensa al proprio cliente, nessuno. Cioè, tutti quanti abbiamo come missione quello di mettere al centro le persone che abbiamo dall'altra parte, chiamiamoli utenti, chiamiamoli clienti, ospiti, sempre di quello stiamo parlando. Ma c'è una modalità fondamentale per riuscire a capire davvero che cosa interessa loro, che cosa vogliono, che è quella di ascoltarle. Eh sì, perché ascoltare è la parte della comunicazione più importante, anche se spesso quando si pensa di andare a imparare comunicazione si pensa soprattutto a imparare a parlare, a esprimerci, a raccontare noi quello che abbiamo da dire. Invece no, la parte più importante della comunicazione è quella che dovrebbe sempre venire prima, è quella dell'ascolto, del metterci nelle scarpe dei nostri clienti, nei loro panni e comprendere a fondo la loro esperienza, le loro aspettative, le loro sensazioni, le loro frustrazioni a volte, per riuscire a dargli delle risposte sempre migliori, ricordandosi quindi di esercitare l'empatia, la curiosità, anche un po' l'umiltà e ricordandoci soprattutto che noi non siamo i nostri clienti. Per quanto possiamo cercare di lavorare il più possibile con persone a noi simili, a noi affini, con le quali abbiamo delle cose in comune, ma c'è sempre un enorme gap di informazioni e di conoscenza fra noi e i nostri clienti, perché noi conosciamo molto bene ciò che noi facciamo e i nostri clienti molto meno. Spesso non ne sanno nulla, no? E quindi lì cominciano le situazioni in cui diamo per scontato che sia facile se diamo l'indicazione di
siamo a 5 minuti dalla stazione, che uno da lì dica va bene, allora so che strada fare, no, devo essere molto più dettagliato, per esempio, perché non tutti hanno la stessa conoscenza che abbiamo noi del territorio, insomma, dell'offerta che stiamo dando. E fin qua dico, ma certo, teoria. Devo allenare l'ascolto. Benissimo, e siamo ancora nell'ambito della teoria, arriviamo adesso invece alla pratica dell'ascolto. E la pratica dell'ascolto, noi vogliamo farvela sperimentare attraverso uno strumento specifico, che è quello dell'intervista. Un'intervista che noi vi proponiamo di sperimentare durante questa cassetta degli attrezzi. Sì. Ci siamo organizzati per farvi appunto lavorare. È un'intervista nella quale vedrete come è possibile sintonizzarsi con il proprio cliente indagando le fasi specifiche del suo customer journey per estrarne delle informazioni che ci sono utili per progettare, realizzare e distribuire dei contenuti. Sì, quindi qui il passaggio è: avete l'opportunità di far arrivare alle persone con cui volete entrare in contatto diversi contenuti. Posso partire dal faccio un'analisi e decido io che cosa dare, o sempre più spesso, come insegna il buon design, devo portare a bordo e coinvolgere anche poi i destinatari, perché quello che succede è che scopro cose che a volte ho delle conferme, ma in altri casi si aprono dei mondi. Ah, non pensavo che per te fosse così importante avere quell'informazione lì riguardo alla nostra struttura. E l'intervista narrativa, che è quella che vi aiutiamo ad avvicinare oggi, è un metodo potentissimo, non è una chiacchierata, è una cosa abbastanza seria, una cosa che ha una sua metodologia. E a che cosa serve? Serve a comprendere, a farci capire quali sono nelle diverse fasi del customer journey le circostanze, le situazioni reali in cui si trovano le persone, quali aspettative hanno, quali difficoltà incontrano e che cosa vorrebbero ottenere. E quindi, di conseguenza, come noi possiamo aiutarle, in particolare attraverso i contenuti pertinenti, rilevanti e usabili. Ok, quindi come si struttura questa intervista? Allora, innanzitutto vi diciamo come si svolgerà questa esercitazione. Vi faremo lavorare in gruppi di 3 persone. Quindi, siete qui, molto velocemente i nostri aiutanti vi aiuteranno a organizzarvi in gruppi di 3, non vi preoccupate se non lavorate insieme ai vostri colleghi o ai vostri amici, anzi probabilmente è meglio. All'interno di ogni singolo nucleo, di ogni singola cellula dell'esercitazione, le 3 persone si daranno dei ruoli diversi. Quindi simuliamo proprio come si fa professionalmente un'intervista narrativa. Una delle persone fa lo user, quindi è l'utente. L'ospite, il potenziale cliente, chi viene intervistato sostanzialmente, chi risponde alle domande. La seconda persona sarà l'intervistatore che avrà già le domande che noi gli abbiamo preparato. E poi c'è quello che abbiamo chiamato lo scriba, che è chi prende nota. Perché? Perché se allora si può registrare in contesto, diciamo, di solito si registra, ma non solo. Siccome chi ascolta deve stare attivo all'ascolto, se scrive spesso perde un po' il fuoco, e quindi c'è una persona che invece ha il compito di segnarsi le cose fondamentali, esatto, le cose salienti delle risposte. Quindi andiamo un po' nel dettaglio su cosa dovrà fare ciascuno di voi. Chi deciderà di essere lo user dovrà mettere a fuoco l'ultima volta in cui ha viaggiato per vacanze, non per lavoro e per vacanze, ma per vacanze. E dovrà rispondere alle domande che gli farà l'intervistatore raccontando in modo onesto che cosa ha fatto, che cosa ha pensato. Dico raccontare in modo onesto perché nell'intervista non ci sono mai risposte sbagliate. Quindi sì, questo non è un test per sapere quanto uno è bravo a utilizzare un sito, quanto è bravo a utilizzare, no. Quanto è smart, quanto è digitale. Cioè, se trovate in difficoltà, lo deve dire, se trovate in difficoltà a usare il sito, non è, lo deve esprimere in maniera molto libera, tanto non è un contesto di valutazione, esattamente, è ascolto. E quindi chi intervista non deve giudicare le risposte che vengono date. Come vedrete, le domande che noi vi abbiamo preparato sono formulate in modo estremamente aperto. Non ci sono mai domande che hanno come risposta un sì o un no,
non ci sono mai domande che hanno una risposta da scegliere fra delle scelte opzioni multiple, predefinite. No. Sì, qui quello che ci si aspetta è un racconto, quindi chi intervista deve, diciamo, sospendere il giudizio. Se io faccio così mentre uno mi parla, è chiaro che gli sto dicendo è giusto quello che mi dici. Devo cercare di essere più neutro possibile, ascoltare, facilitare nel senso di neutro, ma curioso. Raccontami bene come è andata, fammi capire meglio, quindi... Dimmi di più, cosa hai fatto? Che cosa pensavi mentre ti succedeva questa cosa che mi stai raccontando? E naturalmente non suggerire risposte, non imbeccare, non completare le frasi. Anzi, è importante anche prendere nota delle perplessità, delle cose che uno non si ricorda, che sì, non ha capito, che non riesce a esprimere in modo così esplicito. E poi lo scriba. Cosa fa lo scriba? Prende nota. Esatto. Importante, perché è un po' come a scuola quando bisognava prendere bene gli appunti, il ruolo dello scriba è quello di prendersi giù le note delle cose salienti. Anche lo scriba naturalmente non deve guidare le risposte, eventualmente chiede di ripetere se non ha capito, però non deve allo stesso modo dire sì sì così anche secondo me, no, deve rimanere un ascolto attivo ma neutro. Notazione tecnica: se lo scriba non ha una penna, se nessuno nel gruppo dei tre ha una penna, insomma, don't panic, che lo scriba prenderà appunti sullo suo smartphone, insomma, in qualche modo arrangiatevi. Ovviamente quando poi l'andrete a fare sul serio sarete tutti organizzati, avrete tutta l'attrezzatura, la registrazione, necessaria, la liberatoria e ogni cosa. E avrete lo script, che è quello che adesso i nostri assistenti, i nostri validi assistenti, vi distribuiranno. Le fasi dell'esercitazione sono due. Nella prima fase vi organizzate, quindi avete un minuto di tempo per decidere chi di voi tre è lo user, chi di voi tre è l'intervistatore, chi di voi tre è lo scriba, okay. e per far sì che l'intervistato si ricordi, diciamo, la circostanza sulla quale risponderà. E poi avete 10 minuti per l'intervista vera e propria, vi sì, aiuteremo noi a tenere il tempo. Quindi vi organizzate in gruppi di tre, 10 minuti complessivi per la fase dell'intervista e poi la seconda parte dell'esercitazione invece, che è quella di ideazione. Esattamente, nella seconda parte, in base alle risposte che avete rilevato, tutti e tre insieme dovrete identificare un contenuto utile per aiutare la persona in quella fase lì. Questa direi che per organizzare, per riuscire a fare tutto questo nel poco tempo che abbiamo a disposizione, nel quarto d'ora che abbiamo a disposizione, abbiamo suddiviso il Customer Journey in tre parti. Quella della ricerca, quella in cui si sceglie. Che è chi ha la parte davanti della sala alla fase della ricerca. La parte centrale della sala, la fase della scelta, della dell'acquisto, diciamo, e poi la fase dell'esperienza vera e propria nella sala in fondo. Qui avete le istruzioni e adesso noi giriamo, così facciamo da facilitatori. Avete 5 minuti, allora avete un minuto per organizzarvi fra voi, è cosa che state già facendo. E 10 totali per l'intervista. Teniamo 10 minuti per l'intervista e 5 minuti per trovare il contenuto. Ok? Ale, via. Possiamo? Dico solo una cosa, scusate. Nella seconda fase dell'esercitazione, quando dovrete lavorare sul contenuto, vi chiediamo di scegliere un contenuto. Dall'intervista saranno usciti fuori tanti spunti probabilmente, però visto che abbiamo poco tempo a disposizione, voi di questi tanti spunti che magari sono usciti fuori ne sviluppate solo uno. Cioè non ci interessa avere da ogni microcellula 3 possibili idee di contenuto, meglio una sviluppata bene che 3 buttate lì e non dettagliate. Sì, il contenuto descritto, come pensate di diffonderlo, quindi di farlo arrivare al vostro destinatario e così via. Ci siamo? Via!
Una piccola precisazione, le domande non è che ve le dovete inventare, perché qualcuno mi chiedeva, le domande sono quelle che sono scritte nel foglio che vi hanno distribuito, quindi non è che... Allora, queste domande qui, chi è l'intervistato? Ok, qui dovrebbe, qui si deve attivare un racconto, quindi l'obiettivo qui non è avere una risposta secca, sì, no, ma avere informazioni su come è andata quella fase lì. Perché in questa intervista ho prenotato, vai, sono arrivato. Vai con la prima domanda. Sì, vai, vai, vediamo. Vai. Quindi lui ti chiede. Oh, beh, ma ci saranno. Siamo nei 10. Ok. Ok, quindi tu come intervistatore gli puoi chiedere. Ah, sì? Ma ti sarebbero state comunque utili oppure non avevi bisogno di altre informazioni? Cioè, cerchi di andare più nel dettaglio, perché ti può capitare l'intervistato che parla, quindi alla domanda devi fermarlo dopo un quarto d'ora. Se avete, mancano ancora 4 minuti per finire l'intervista, se avete già finito l'intervista vuol dire che non avete chiesto abbastanza dettagli, quindi continuate a fare l'intervista perché dovete estrarre quante più informazioni possibile sulle circostanze, gli stati d'animo, le aspettative deluse o corrisposte.
dovete essere molto curiosi. Due minuti di intervista ancora. Trenta secondi di intervista. Bene, bene. Bene, fine dell'intervista. Adesso fase 2 dell'esercitazione. Ascoltatemi un momento. Tirate le fila e tutti e tre insieme, all'interno di ciascun microgruppo, scegliete un contenuto che avrebbe aiutato il vostro user a avere un'esperienza migliore. Non limitate il vostro orizzonte ai contenuti digitali, potrebbe trattarsi di qualcosa che era nel sito, che era su un canale social, ma potrebbe anche essere qualcosa di fisico, un totem, il biglietto degli eventi della giornata sul tavolo del ristorante, va benissimo. Identificate il contenuto che avrebbe aiutato la persona intervistata a vivere un'esperienza migliore ed esploratelo e progettatelo. Sì. Tra tutto quello che è emerso ne distillate uno. Se non è emerso nulla, forse c'è spazio per ascoltare ancora meglio, perché esperienze perfette, insomma, più che rare, ok? Spesso il contenuto utile da parte del tuo, che ne so, ospite, nel senso di chi ti ospita, può essere trasporti alternativi o... Cioè,
c'è lo sciopero, cosa fare? Cose di questo tipo. Che spessissimo invece. Un minuto ancora. Via. Bene, tempo terminato. Ok, com'è andata? Adesso facciamo un giro e chi ha voglia ci racconta, insomma, in poche parole com'è andata e che cosa è uscito come contenuto utile. Sì, anche qua noi insomma, l'obiettivo di questa cassetta degli attrezzi è farvi conoscere una metodologia che spesso non è nota, quindi quello che ci capita come consulenti di trovare a volte è magari strategie di content marketing fatte anche molto bene, ma quando chiediamo ma questo contenuto qua interessa ai tuoi clienti, boh, ecco, un'intervista serve. Ci avete parlato con a chiederglielo persone. Prima ecco. Vamos, chi vuole cominciare? Andiamo, su. Partiamo dalla fase di ricerca e informazione. Nella prima parte della sala, chi di voi vuole raccontarci brevemente? Via. Oh, così mi piace. Ice breaking. Allora, no, vi racconto un po' le cose interessanti che sono uscite. Quindi la mia amica Giorgia si è organizzata la settimana bianca con la cognata che viveva a Milano. Lei a Palermo, su FaceTime quindi, scambiandosi link e materiali direttamente su FaceTime.
Il contenuto fondamentale è stata la presenza di un nido all'interno dell'albergo che ha scelto per bimbi inferiori ai 3 anni, quindi l'avere comunicato che accettavano sicuramente questi bambini versus altre strutture che non lo comunicavano. Okay. La destinazione è stata scelta perché la cognata è fan di Chiara Ferragni, quindi tramite influencer. Ok. E il punto dolente è stata... È quindi stato... come hai scelto la destinazione? Risposta è perché l'ho vista proposta da Chiara Ferragni. Destinazione proposta da influencer, okay. è struttura per l'elenco dei servizi proposti e rispondeva alla sua esigenza di essere okay. una mamma sciatrice che voleva affidare con tranquillità la bambina, okay. non a Chiara Ferragni. Criticità, assenza di menù locale all'interno di piatti locali all'interno della struttura, piatti tipici. Ah, ok. Quindi tutto super standardizzato, quindi abbiamo identificato come contenuto che avrebbe migliorato l'esperienza la presenza di un'occasione, un contenuto fisico più che comunicativo, la certo, presenza qui si, di la, qui siamo, era uscita anche in un altro dei gruppi che ho incontrato passeggiando nella sala e qui cioè prima del contenuto questo lo diciamo, ma insomma, da albergatori e operatori del settore è una delle prime cose, il prodotto e il servizio. Mm? Però pensavamo, per virarla in termini di comunicazione, anche magari se non si vuole organizzare a cena un menù basato su un'esperienza all'interno della struttura, uno show cooking, un aperitivo, magari con qualche sciocchezza tipica, quindi qualcosa che fosse un preludio alla cena. Più locale. Sì. Ok. Le informazioni sulla destinazione, come la cercate, la vostra user? Tutto online e tramite i siti diretti delle strutture, perché essendo okay. un'albergatrice assolutamente no OTA. Ok, quindi il sito è un contenuto che ancora serve tanto, se abbiamo un prodotto o un servizio da proporre ci deve essere spiegato chiaramente e dal sito deve uscire fuori in maniera molto evidente la specificità di prodotto di servizio che noi offriamo. Sì. E qui già da questa... Come dire, da questa intervista, poi, ecco, la domanda è quante interviste servono? Spesso, no? La domanda successiva è questa. Queste interviste sono un metodo qualitativo, quindi non quantitativo, non si raccolgono dati statistici, ma si raccolgono informazioni rilevanti dal punto di vista qualitativo. E aggiungo la statistica anche... dice che... Sì. 5, 6, 7, già emergono le cose principali. 7 per profilo, è chiaro che se io lavoro con le famiglie e con gente che viaggia per lavoro, insomma sono due profili differenti, dovrò 5 e 5. Fermatevi quando tutto sommato non sta uscendo niente di nuovo. Ne bastano relativamente poche. Sì. Semmai le risposte qualitative che emergono dalle interviste di questo tipo vi possono invece aiutare a definire le domande per un'indagine quantitativa fatta su numeri più ampi, che magari ovviamente non proporrete di persona, non andrete a intervistare 100 clienti, 1000 clienti uno per uno, a loro sottoporrete semmai un questionario da compilare online, ma capirete meglio quali domande fargli dalle interviste one to one fatte di persona a pochi specifici clienti. Ok, già qui il tema dell'influencer, chissà se a quell'albergatore, albergatrice era così chiaro, no? Se ne ascolto 2 o 3 e tutti mi dicono che ho seguito i consigli dell'influencer, un contenuto interessante magari può essere raccogliere, che ne so, tutti i personaggi famosi che vengono a sciare qui in un post. Questo è un esempio, per rinforzare quell'aspetto lì che è uscito ascoltando. Qualche altro candidato della sezione? Ecco. Vai, Ilaria. Allora, per quanto riguarda il nostro caso, nessuna ricerca, perché è stato un viaggio spontaneo, quindi l'accettazione da parte di Costanza, giusto, di un invito da un amico, da parte di un amico, okay. che un amico le ha proposto di andare a Genova, una città che lei le interessava vedere, e quindi non c'è stata una ricerca, ma quindi è una cosa spontanea. Le prime 2 domande abbiamo risposto così. Per quanto riguarda invece come hai cercato le informazioni sulla destinazione, principalmente su online,
amici sul posto, perché a loro volta sono andati a visitare degli amici che erano a Genova, e poi è stata molto utile la proprietaria del loro bed and breakfast, che all'arrivo ha dato loro delle prime informazioni, oltre ad averli accolti con dei prodotti locali, e che quindi è stato un biglietto da visita carino e simpatico per questi visitatori. Allora, le dolenti note invece non sono tanto per quanto riguarda il privato, ma diciamo il pubblico, perché Costanza e il suo amico che cosa hanno riscontrato? Che non era possibile come visitatori, ad esempio, fare un biglietto dell'autobus online con lo smartphone. È un servizio riservato solo ai residenti, quindi il turista non ha questa possibilità. Come non ci sono abbastanza informazioni quando sono andati a comprare i biglietti di entrata per l'acquario di Genova, su eventuali convenzioni o sconti su dei gruppi o per fascia d'età, e così hanno dovuto sollecitare. Ho dimenticato qualcosa? No. L'assenza dei dati online sugli orari del bus. Gli orari? Quindi, sì, c'erano le linee urbane, quindi fino a un certo punto si arrivava a sapere gli orari, siccome eravamo a nervi, no. In sunk teleone. Da lì in poi, niente. Ok, chiaro, qui naturalmente insomma, la risposta non stava tanto, o meglio, non era solo nelle mani della signora del bed and breakfast. Il passaggio è, può lei in qualche modo alleviare questo disagio finché l'azienda del pubblico dei trasporti non decide di rendere disponibili anche gli orari oltre? Lì si apre un'area di utilità del contenuto. Quindi da una parte l'esigenza forse da parte dell'azienda pubblica dei trasporti di comprendere che le sue buyer personas non sono solo i residenti, i locali, ma anche quelli che vengono da fuori. Quindi come aiutare chi viene da fuori e magari a differenza dei locali non ha una percezione chiara della mappa della città, dei collegamenti possibili. Quindi forse l'azienda locale dei trasporti si è dimenticata una parte delle sue user personas. Ma questo apre un'opportunità per le strutture che fanno ospitalità per coprire questo gap. L'ha fatto, ok. Quindi best practice totale. Ok, benissimo. Come siamo con i tempi? 8 minuti. Forse possiamo passare alla seconda parte della sala. Che è dedicata alla fase di prenotazione e di acquisto. Chi sono i coraggiosi che parlano per primi? Via. Loro, certo, la fase centrale aveva domande diverse, cioè centrate a capire come hanno prenotato, quindi come ha prenotato la vacanza, e se durante la fase di prenotazione qualcosa ha funzionato e qualcosa no. Anche qui è per capire, uno, quali sono i comportamenti, quali sono le aspettative, e poi se ci sono delle aree d'eccellenza, cioè qualcosa che ha funzionato particolarmente bene. Sì, allora Monica ha intrapreso un viaggio in Islanda che ha prenotato tramite agenzia di viaggio. Allora, all'arrivo ha ricevuto delle informazioni circa l'escursione che doveva condurre, che sono state abbastanza evasive a suo dire. Ok. In quanto, secondo lei, mancavano informazioni soprattutto pre-partenza, per esempio un allegato dettagliato in cui venivano riportate tutte le informazioni relative alla compagnia che doveva effettuare il trasferimento verso l'escursione, o per esempio le informazioni circa la situazione meteorologica. Quindi avrebbe apprezzato questo tipo di informazioni, sì, prima, certo, di arrivare. Infatti, dov'era il viaggio, che non ho sentito bene? In Islanda. Islanda, ok. Sì. Quindi insomma, meteo è aspetto rilevante. Okay. Al contrario, ha ricevuto informazioni molto soddisfacenti dal personale di bordo della nave, al contrario insomma, delle sue aspettative. Quindi sì, sicuramente un aspetto su cui far leva e migliorare sono le informazioni pre-partenza, che avrebbero reso migliore l'esperienza di viaggio. Ok, come ha sopperito? Ha cercato? Sì, lei poi lavora in un'agenzia di viaggio, quindi ha abbastanza esperienza sul campo.
Ok, d'accordo. Sì, certo, qui il passaggio forte è togliersi sempre la giacca di chi siamo e tutto quello che sappiamo a proposito di, e metterci nei panni invece del non esiste il viaggiatore medio, no? Si dice anche stamattina, ma diciamo non l'iper esperto che sa quali sono i siti, che sa insomma il miglior sito per andarsi a vedere le tratte dei trasferimenti intermedi, eccetera, eccetera. Qui quindi insomma contenuti da produrre da parte della società di navigazione o dell'agenzia con cui ha prenotato, ne sono emersi tanti, direi. Sì, informazioni poche. Diciamo che il fornitore locale, questo detto anche da viaggiatore sia e da agente che ha a che fare con i viaggiatori, le informazioni proprio essenziali, l'orario e il punto di partenza, sì, ma appunto in un paese che è soggetto a condizioni meteo importanti, scoprire da soli il giorno prima che la partenza era spostata di 30 km perché lì c'era troppo vento, okay, invece di arrivare lì e non trovarla, diciamo che un viaggiatore che se lo fa da solo non lo so se sarebbe arrivato. Quindi sarebbe arrivato lì e avrebbe cominciato a cercare di capire come mai non c'era la nave. Esatto, no? Arrivare a un terminal in cui partono quattro compagnie tutte con la stessa destinazione, tutte allo stesso orario, sapere quale prendere spetta al fornitore locale dare questo tipo, certo, di indicazioni. Sì, sì, fantastico. Quindi anche qui il contenuto, davvero vedete come parlando poi emergono buoni contenuti, perché il tema è i contenuti costano tempo e o soldi per produrli, certo, e quindi è fondamentale riuscire a intercettare quelli che sono davvero utili dall'altra parte per non sprecare tempo a preparare insomma video o in questo caso tutorial su aspetti che magari non risolvono un vero bisogno. Esatto. Ok. Qualcun altro in questa fase centrale, in questa area centrale? Non siate timidi. Salve, allora Donatella ha organizzato una vacanza in famiglia e voleva andare a Urbino e ha prenotato tramite Booking. Le informazioni le ha ricercate lei da sola, però ha detto di essere stata contattata da chi gestiva la struttura per chiedere l'età, perché aveva un bambino, quindi per chiedere, okay, l'età del bambino, e tra l'altro un particolare che hanno chiesto quanti mesi, cioè di quanti mesi fosse, quindi nel dettaglio. Questo dettaglio mi ha colpito in fase di intervista, perché poi quando sono arrivati, oltre appunto a dichiarare che la struttura era dislocata su diverse piccole strutture e non c'erano indicazioni, quindi mancanza diciamo di un po' di informazioni, le sono state offerte tutti dei servizi che non riguardavano tanto magari quella, come dire, quel tipo di clientela, quindi famiglia con bambino, ma piuttosto prodotti o servizi o attività più, che ne so, una spa, piuttosto che qualcos'altro. Quindi cosa è successo? Che non c'è stato nulla che l'ha fatta rimanere particolarmente soddisfatta. Certo è che magari la mancanza di informazioni, insomma, qualcosa che avrebbe potuto dare un di più non c'è stato, quindi non sono stati ascoltati quelli che erano i loro bisogni. Ecco. Certo, e in particolare è stata creata un'aspettativa, immagino che nella mente quando ti chiedono quanti mesi ha il bambino tu ti aspetti che di conseguenza succeda qualcosa, no? Per una domanda così specifica. Eh sì, questo, okay, se chiediamo informazioni usiamole, questa è una cosa che voglio dire, io anche l'anno scorso quando parlavo di email marketing e di segmentazione dicevo se vogliamo avere l'attenzione delle persone dobbiamo dargliela questa attenzione, quindi abbiamo tanti dati, tante informazioni su quelli che sono i loro comportamenti, i loro interessi, le loro abitudini, usiamoli per evitare di dargli delle cose che non gli interessano. Come ripeto spesso, l'unico modo che abbiamo per aumentare la rilevanza percepita è diminuire l'irrilevanza. Quindi se tu mi hai chiesto delle informazioni e sai che io viaggio con un bambino di X mesi, poi queste informazioni usale per costruire un servizio migliore. Sì. Ecco, spesso quello che emerge dalle interviste appunto sono comunque aspettative, no? E parlando per esempio di recensioni, molto spesso il contenuto è utile perché? Perché setta la giusta aspettativa. La mail che precede l'arrivo, in cui ti spiego quelle poche cose, ma quelle che ti sono davvero utili e quelle che ti
permettono di arrivare lì e di sapere già in qualche modo che cosa aspettarti, che cosa ci contraddistingue. Certo, quando prenoto vedo delle foto, vedo una descrizione, ma poi posso passare a un rapporto che è più uno a uno, in cui effettivamente, se ho capito bene che cosa vogliono le persone che vengono da me e scelgono, la mail che precede l'arrivo funziona proprio, insomma, per cominciare bene una relazione a quel punto lì. Passo all'ultima. Andiamo alla terza? Ok, esperienze post esperienza. In questa fase l'intervistatore che cosa va a indagare? Per esempio, se fra la prenotazione e la partenza, appunto, il viaggiatore ha ricevuto informazioni sulla struttura, quindi c'è stato un contatto prima? Mi hanno dato qualche informazione in più? Il momento dell'arrivo, naturalmente. Se c'era bisogno di supporto, come è stato. E poi, ancora una volta, vado a indagare che cosa ha funzionato molto bene o che cosa invece è stato sotto le aspettative. Questo perché che cosa ha funzionato molto bene mi permette di capire dove ho dei punti di eccellenza, dove posso ancora, insomma, migliorare. Che cosa non ha funzionato particolarmente bene è qui. Ho spessissimo degli spunti chiaro, a volte sono di servizio, cioè receptionist più educato, lì non c'è gran contenuto, insomma, si lavora su altre leve, ma a volte significa mettere fuori un'informazione in modo diverso, dare uno strumento, appunto, dare un'email che precede l'arrivo in cui ti dico, guarda, per arrivare dall'aeroporto se c'è sciopero fai queste tre cose qua. Benissimo. Volontari. Allora, io vi racconto l'esperienza di Benedetta, che è andata in vacanza ad Asiago e aveva fatto una richiesta specifica all'albergo, alla struttura dove soggiornava. Benedetta ha un'allergia agli acari, quindi aveva chiesto una camera adatta al suo problema. E aveva chiesto. Sentite qua davanti? Sentite? Ok. Aveva richiesto anche dei servizi aggiuntivi. L'albergo, la struttura, le aveva garantito insomma che chi sarebbero stati. In realtà poi, quando è arrivata nella struttura, ha trovato una camera con la moquette. Il festival dell'acaro proprio. E quindi si è rivolta subito alla reception per essere cambiata di camera. Però non hanno esaudito la sua richiesta e non le hanno dato una camera differente. Quindi ha dovuto provvedere da sola, tra le altre persone che erano in viaggio con lei, a cercare una sistemazione adatta. E dall'albergo, dalla struttura, così, non ha ricevuto nessun supporto. E quindi la struttura soddisfaceva i servizi base, ma non ha soddisfatto la cosa più importante, che era la sua richiesta per l'allergia. E dalla descrizione dell'albergo, delle camere, non si evinceva da nessuna parte che la struttura avesse la moquette sul pavimento, e quindi per lei è stato un grande disagio. Anche qui siamo in un caso, ti ho chiesto qualcosa e poi sì, ignoro bellamente le conseguenze della tua risposta. Qualcun altro? Andiamo dall'altro lato. Interroghiamo qualcuno qui. Ok, abbiamo ancora 2-3 minuti, Ale. Allora, Giorgio ha fatto la sua vacanza in una masseria nell'entroterra pugliese. E allora, come richieste, ha richiesto appunto alla struttura e sulle attività da fare, e perché c'erano diverse attività da fare a cavallo, in bicicletta, e poi qualche informazione sulla ristorazione, ma alla quale non ha dato molto peso. All'arrivo ha funzionato tutto, ha detto che c'era solo una finestra che non si apriva bene, ma comunque ci ha già dato poco peso perché la location comunque è stata molto apprezzata.
E poi come soddisfazione appunto la location bellissima, il clima e anche la cucina, l'unica cosa è stata per le attività che appunto già sulle quali aveva richiesto informazioni, alcune sono state diciamo esaudite, altre invece ho dovuto fare una ricerca personale perché soprattutto la struttura non ha dato tante informazioni sulle attività che c'erano, esatto. Ok, quindi qui il contenuto utile sarebbe stato probabilmente costruito attorno a che cosa fare, all'area dell'attività, giusto? Ok, che può essere una guida sul sito, un PDF che mando insomma all'arrivo, un video che aggrega le attività principali che posso pubblicare sul sito o condividere sui social media, puoi dire se vai sul nostro account su Instagram trovi le stories delle attività principali che puoi fare qui nella zona. Anche la content curation di contenuti prodotti da altri viaggiatori, quindi ad esempio su Instagram sia attraverso le stories sia attraverso i post normali, ricondividere qualcosa che hanno raccontato le persone che sono state che da noi, l'esperienza l'hanno per dare un'idea vissute. E raccogliere magari le stories condivise da altri in stories in evidenza che possano fare luce sulle peculiarità più specifiche della struttura. Ok, allora riassumendo, quando ragioniamo, quindi progettiamo o riprogettiamo la nostra strategia di contenuto, è fondamentale tenere sempre bene in mente che cosa? Che il contenuto non deve servire a insomma soddisfare il nostro ego, dire quanto siamo belli, quanto è bella la nostra spa, eccetera, eccetera. Anche questo, ma deve rispondere agli obiettivi di business, quindi di che cosa parlo? Beh, prima di tutto devo sapere dove voglio andare, quali servizi voglio proporre, che cosa del mio territorio voglio valorizzare. Quali tipi di clienti in particolare voglio servire bene? Se voglio soprattutto attrarre, ad esempio, famiglie con bambini, allora dovrò spiegare bene a quelle persone che la nostra offerta è particolarmente adatta per loro. Ok, e indagare naturalmente quali sono i bisogni, i loro veri bisogni, che cosa posso risolvere davvero, quali informazioni gli sono utili, dalle più generali che riguardano poter vedere bene le camere, se sono accoglienza, ma spesso c'è molto altro ed è proprio su quel molto altro lì che divento, insomma, scateno quello che viene chiamato effetto wow. E come posso sapere che cosa davvero serve? Spesso il modo migliore per farlo è chiedere, e l'intervista narrativa che abbiamo fatto vedere assaggiare oggi in versione short è una delle metodologie principali e anche più utili, più agili per far uscire proprio dalla viva voce dei clienti tipo che cosa vogliono e che cosa ci gira attorno a una loro buona esperienza. Naturalmente in una ora scarsa di cassetta degli attrezzi è possibile solamente dare un assaggio di quello che può essere l'uso di una certa metodologia. Per chi di voi volesse approfondire questo tema del content marketing e del content design, vi segnaliamo che a giugno abbiamo due giornate a Bologna di workshop tutte dedicate alla content strategy, al content design, una con Miriam Bertoli e un'altra con Nicola Bonora, e se vi volete iscrivere usando il codice sconto BTO2020 avete il 20% di sconto, quindi 20. Facilissimo da ricordare. Grazie. Speriamo che vi siate divertiti, grazie.